Il gioco di questi mesi, chiedersi chi possa andare all'isola dei famosi. Le ultime settimane le stiamo infatti spendendo a chiederci chi possa approdare sull'isola dei famosi in corrispondenza della prima edizione Mediaset, che andrà in onda su Canale 5 a gennaio. Data ormai per certa la conduzione di Alessia Marcuzzi, partecipazione di Guè Pequeno, Fanny Nguescia, Pierluigi Diego e Metafamiglia Rodriguez, ovvero Stefano De Martino e la sorella di Belen Cecilia, i nomi dei concorrenti che completeranno il cast sono certamente quanto di più interessa, così da potersi cominciare ad immaginare le dinamiche che verranno a crearsi sull'isola quando il programma prenderà il via. Le indiscrezioni sono tante e una, in settimana, è stata già smentita. Si tratta di quella relativa a Tina Cipollari, data come probabile concorrente per diversi giorni, che ha annunciato giovedì di non voler prendere in considerazione la possibilità, scegliendo di rimanere sullo scranno di Uomini e Donne a dare i propri pareri su Tronisti e Corteggiartici. Ieri invece è emersa l'altra notizia forte, quella di un possibile approdo all'isola di Antonio Razzi, il senatore noto per la sua fama di gaffeur, ha infatti confermato che ci siano stati dei contatti, completando con la ciliegina sulla torta di uno stipendio da senatore sicuro al quale non rinuncerebbe mai. Più probabile e non meno esaltante dal punto di vista dell'effetto Amarcord, è invece la possibile partecipazione al programma di Cristina D'Avena, che ha fatto sognare diverse generazioni di bambini con le sue sigle dei cartoni. Il sito The Hot Pepper Post dà praticamente per certa la partecipazione della cantante, anche se, fino a questo momento, non c'è alcuna certezza proveniente da fonti interne alla produzione. Insomma, il cast dell'Isola dei Famosi 2014 continua ad essere in costante fermento e promette di esserlo fino a poche settimane dal debutto su Canale 5. Chi se ne frega?